Bentrovati, cari amici di Padre Pio TV, con queste immagini che ci raccontano la vita di San Pio e di San Francesco d'Assisi. In questi giorni, in questo nostro percorso tra i luoghi di San Pio, ci soffermiamo sui mosaici realizzati dall'artista teologo padre Marco Ivan Rupnik e con delle riflessioni con padre Carlo, che un po' ci racconta la storia di San Francesco e San Pio da Pietrelcina. Padre Carlo, quest'oggi ci ritroviamo dinanzi a queste due immagini importanti della vita di questi due santi. Da qui Francesco d'Assisi, che regge quasi il crocifisso Sì, e la chiesa. potremmo chiamare queste due scene la missione di San Francesco e la missione di Padre Pio. Questa si riferisce a San Francesco e quella visione che San Francesco ebbe nella chiesa di San Damiano mentre pregava dinanzi al crocifisso, quando si sentì una voce che gli diceva: Francesco, va, ripara la mia chiesa che, come vedi, va tutta in rovina. E la missione di Francesco sarà proprio quella di riparare la chiesa. Lui inizialmente prese questa chiamata come materialmente, cominciò a restaurare le chiese diroccate dei dintorni di Assisi. Ecco, ma poi capì ovviamente col tempo che non si trattava delle chiese materiali, ma della chiesa di Cristo. E Francesco sarà davvero un germe di rinnovamento attraverso la sua vita evangelica e la vita dei suoi fratelli. Sarà un movimento che porterà una ventata nuova, diciamo, un rinnovamento per quella chiesa che in quel periodo viveva una profonda crisi, un ritorno al Vangelo, un ritorno alle origini. E allora ecco Francesco che con una mano regge quella chiesa che sembra quasi crollare, ma si afferra il crocifisso. La sua forza è il crocifisso, la sua forza è Cristo, per poter, attraverso la sua vita evangelica, la sua conversione personale e quella dei fratelli, portare nella chiesa questo germe di rinnovamento, ecco, di cambiamento positivo, no? È la missione che Francesco avrà, senza voler cambiare la chiesa, senza voler fare rivoluzioni, ma vivendo il Vangelo. Lui e i suoi fratelli, di fatto, è diventato diciamo così, un germe di rinnovamento per tutta la Chiesa. E qui si riferisce a una visione che ebbe Padre Pio, giovane ragazzo, questo non è storicamente così, una visione che Padre Pio ebbe quando si chiamava ancora Francesco Forgione, qualche mese o qualche tempo prima di entrare nel noviziato di Morcone, quindi quando aveva intorno ai 15 anni. Ecco, gli apparve dinanzi un personaggio misterioso dall'aspetto terribile, e qui l'autore ci fa intravedere delle ali nere e un piede, quindi è il demonio evidentemente, è un personaggio che lo atterrisce, gigante, di fronte al quale questo ragazzo, Francesco Forgione, si sente davvero, ecco, incapace, impotente, ma il Signore lo incoraggia e gli dice: ti conviene lottare da valoroso guerriero, io ti starò dappresso e se tu vincerai io ti consegnerò la corona della vita. Quindi qui vediamo Gesù che porta in mano una corona e poi vedete questo rotolo, quasi una pergamena, che è la parola di Dio, che gli diventa come uno scudo di difesa contro gli attacchi del maligno. E possiamo dire che questa è una dimensione della vita del cristiano, di ogni battezzato, la lotta, il combattimento. Non si può vivere da cristiani se non si fa violenza a se stessi prima di tutto, ma anche se non si lotta contro lo spirito del male che comunque ci insidia e in ogni modo ci cerca di sviare dal cammino, dalla strada che il Signore ci ha, diciamo, segnato. Dunque la vita di Padre Pio di fatto sarà una lotta continua fino all'ultimo, fino alla morte, contro lo spirito del male che si scatenerà talvolta con una violenza anche terribile contro Padre Pio, attraverso tante situazioni che lo hanno fatto davvero soffrire. Ma Padre Pio è rimasto sempre fedele al Signore. La sua forza è stata la parola di Dio. E al termine del suo cammino, evidentemente, il Signore gli ha consegnato la corona della vita, ecco, che lui riserva ai suoi servi fedeli e giusti, che hanno perseverato nel bene e hanno lottato coraggiosamente
contro il male. Con un po' questi mosaici che ci fanno ripercorrere anche la nostra vita, il nostro incontro quotidiano con il Signore. Spesso vediamo pellegrini che passano e non dedicano attenzione a queste immagini. Molti forse non sono in grado nemmeno ovviamente di interpretare tutte queste scene. E io consiglio soprattutto ai gruppi che vengono per la prima volta, che vengono qui, di chiedere una guida. Ecco, che possa dare loro delle spiegazioni, perché altrimenti passano di qui senza fare attenzione a nulla, come del resto avviene quando passano dinanzi al crocifisso delle stimmate nel Coretto, come se fosse un corridoio, senza fare nessun tipo di attenzione, non rendendosi conto che forse è il luogo più sacro del santuario, il luogo dove Padre Pio ha ricevuto le stimmate e dove bisognerebbe sostare anche brevemente per una preghiera. Beh, anche qui, in fondo, questa è una preparazione. Per entrare nel paradiso si parte dal battesimo, si fa tutto un cammino dietro le orme di Francesco e di Padre Pio per poi arrivare a quello che sarà anche il nostro destino, la casa di Dio, la Gerusalemme celeste, il paradiso, come lo vogliamo chiamare. E allora è bene che questo tratto, diciamo questa rampa, la si faccia in silenzio, meditando e non chiacchierando, diciamo facendo chiasso come purtroppo molto spesso avviene. Un po' questa immagine di San Francesco ci ricorda un po' anche il nostro incontro quotidiano con il Signore quando noi non riusciamo a comprendere quello che Lui vuole dalla nostra vita. Qui quando Francesco, il Signore gli ha detto vai, ripara la mia casa che come vedi è in rovina, lui subito si è diretto a questa piccola chiesetta di San Damiano e la stava restaurando, ecco, la stava riportando al nuovo. Un po' poi ha capito effettivamente qual era la sua vera missione. Certo, evidentemente il Signore non sempre ci fa capire subito e in modo chiaro qual è la chiamata. Molte volte la scopriamo via via, camminando. Diciamo. Francesco, questa scena in fondo è un punto di arrivo dopo un travaglio, un cammino di ricerca molto doloroso. Francesco era tornato dopo la guerra, dopo la prigionia a Perugia, quindi viveva un periodo in cui tanti sogni, tante illusioni erano crollate e lui era alla ricerca di un cammino, proprio come tanti giovani anche dei nostri giorni che cercano affannosamente qual è la volontà di Dio, qual è comunque la via da intraprendere. Quindi questo è stato un momento particolare, però evidentemente è anche un momento di grande fatica, quella poi di capire anche quella voce che Francesco percepì, ecco, dovete poi interpretarla e capirla poi nel vero senso in un secondo momento. Inizialmente lui appunto comincia a fare il muratore, ma non era evidentemente quello che Dio gli chiedeva, no? Quindi è sempre una fatica, l'uomo deve essere sempre in ricerca, sempre in ascolto. La volontà di Dio non si manifesta tutta ad un colpo né per sempre, ma ogni giorno dobbiamo essere sempre, porgere l'orecchio, come dice la Scrittura, per ascoltare la voce del Signore. E qui San Pio un po' che ci riporta anche a un insegnamento quotidiano che possiamo fare nostro, avere come scudo la parola di Dio, certo, contro quelle che sono le insidie del maligno. Certo, ricordare che la nostra vita come battezzati, come cristiani, per tener fede, per essere fedeli al Signore, richiede impegno, richiede lotta, prima di tutto contro se stessi, le proprie tendenze cattive, le passioni, eccetera. Quindi un combattimento contro, diciamo, l'uomo vecchio, come direbbe San Paolo, ma allo stesso tempo contro il maligno che soffia su già quelle che sono le nostre debolezze, le nostre fragilità. Quindi il demonio ci tenta e il suo ruolo, direi, quello di tentarci, di farci sviare dalla buona strada, e quindi il cristiano deve continuamente vigilare, del resto il Signore ci chiama continuamente alla vigilanza perché e alla lotta, perché senza combattimento spirituale noi non possiamo perseverare sulla via del bene. Padre Pio è esemplare in questo, perché tutta la sua vita è stata una lotta, ma non ha mai ceduto alla tentazione né dello scoraggiamento né, diciamo così, di seguire altre strade, ma ha seguito sempre la via del Signore, diciamo così, con umiltà, con pazienza, con tanta sopportazione, perché ha sopportato veramente tanto Padre Pio, no? E allora, ecco, la parola di Dio evidentemente è stata la sua arma, la sua forza, oltre che la preghiera, e quindi, ecco, evidentemente questo ci ricorda che anche noi, per poter camminare e perseverare sulla via del bene, dobbiamo combattere
Come si suol dire, non si va in paradiso in carrozza, no? Ma bisogna lottare molto per poter raggiungere quella meta. I santi hanno lottato, hanno combattuto e quindi sono per noi di stimolo e di sprone su questa strada.